Hallo nach Turin und erstmals Dank für diese Ehrung des Projektes Stolpersteine. Die Stolpersteine haben eine Vorgeschichte, ohne die wäre ich nicht drauf gekommen. Und zwar eine Erinnerungsspur, eine Schriftspur zur Erinnerung an die Deportation der Rom und Sinti im Mai 1940, gelegt im Mai 1990, ein Jubiläum. Die Spur war verlegt in der Kölner Südstadt, kommt eine ältere Dame dazu. Sie war Zeitzeugin, ganz offensichtlich. Und sie sagt zu mir aber wirklich im Brustton der Überzeugung, ja guter Mann, was Sie hier machen, ist ja eine schöne Aktion, eine schöne Sache, aber hier bei uns im Viertel haben niemals Zigeuner gelebt. Und ich habe gemerkt, sie hat es wirklich nicht gewusst, weil gerade die Sinti-Zigeuner waren total assimiliert. Die waren seit 400 Jahren, mehr als 400 Jahren in Westeuropa zu Hause, heimisch. Sie waren ganz normale Nachbarn. Das war für mich eigentlich dieser Auslöser. Moment, wo hat das Grauen angefangen? Dort, wo die Menschen abgeholt worden sind von den Nazis und deportiert worden sind. Und es war dann eigentlich völlig klar, dieses Projekt muss für alle Opfergruppen, überall dort, in Europa, wo die Wehrmacht, die Nazis, die Gestapo, die SS ihr Unwesen getrieben haben, dass dort irgendwann symbolisch Steine auftauchen werden. Aber das Ganze war, wie gesagt, erst Konzeptkunst. Ich hatte auch erst den Gedanken, Tafeln an die Wand schrauben. Und irgendwo kam dann die Idee, Moment, im Petersdom läuft man wirklich über die Gräber. Und je mehr Menschen drüber laufen, desto höher die Ehre desjenigen, der dort begraben liegt. Ich hatte trotzdem Bedenken, habe mich erkundig gemacht, habe die jüdische Gemeinde in Köln angeschrieben. Der Rabbi hat mich eingeladen und er hat dann gesagt, es ist vom Talmud her ja überhaupt kein Problem. Es sind keine Grabsteine, es können ja gar keine Grabsteine sein. Eine Idee, warum nicht ins öffentliche Straßenland gehen. Le pietre d'inciampo sono il monumento dal basso più diffuso in Europa. Sono 79.000 in 26 paesi, di cui 114 a Torino, dove quest'anno verranno posate altre 8 il 27 gennaio. Per ricordare le singole vittime della deportazione nazifascista, l'artista produce delle targhette di ottone poste su dei cubetti di pietra incastonati nel selciato davanti all'abitazione, all'ultima abitazione liberamente scelta dalle vittime. La targa riporta qui abitava il nome della vittima, le date essenziali dalla nascita alla morte e il nome del lager. Le pietre ricostruiscono le storie personali, ridanno un nome a chi ne fu privato per via dell'applicazione dell'ideologia nazifascista e al tempo stesso ricostruiscono le storie delle città nei diversi luoghi in cui furono allontanati oppure furono arrestati i deportati. L'inciampo visivo qui costringono gli Stolperstein, prezioso per i giovani che sono sempre più lontani dalle memorie che le pietre custodiscono, è un modo per interrompere la dimenticanza, per iscrivere nel tessuto urbano dei segni di memoria tangibile e per ridare voce a chi non ne ha avuto. A partire da queste premesse prende le mosse il percorso educativo, un progetto di Public History collegato al progetto Pietre d'Inciampo Torino. Il concetto fondamentale è che mettendo a disposizione degli studenti materiali e strumenti diventino essi stessi protagonisti attivi. Gli studenti coinvolti ragionano sulle storie di singoli individui, ex concittadini che a un certo punto della propria esistenza furono strappati dalla quotidianità per essere deportati e uccisi in campo di concentramento, arrivando così ad approfondire il contesto storico in cui tali vicende si svolsero attraverso un lavoro di ricerca storica, lo studio delle fonti e la progettazione di un'attività che trasmette e restituisca alla cittadinanza le memorie degli uomini e delle donne a cui sono state dedicate le pietre. Ogni anno una decina di istituti torinesi di tutti gli ordini e gradi sono coinvolti nel progetto educativo, 10 classi partecipano adottando una pietra d'inciampo che verrà posata nel gennaio successivo. In diversi incontri, da ottobre a febbraio, ricostruiscono le vicende biografiche della vittima e lavorano all'ideazione e alla progettazione di un evento di restituzione finale che possa valorizzare la posa della pietra.
Durante la posa delle pietre c'era un'atmosfera molto familiare, molto calda come ambiente, nonostante fossimo all'aperto e fosse gennaio. Come dice anche l'artista stesso, quando tu la vedi per terra, tu per guardarla chini il capo, quindi è come se fosse un segno di rispetto verso una persona che deve essere ricordata. C'è stato come un momento di sollievo, come, è stato come capire io ho fatto qualcosa per dare sollievo a queste persone che hanno patito qualcosa che nessuno potrà mai capire. Perché attraverso la storia di ogni singola persona questa storia riesce a sbloccare alcune parti interne della nostra coscienza che con un approccio prettamente scolastico non vengono mai toccate. Con la pietra d'inciampo, dato che è una cosa silente, non tutti sanno che cosa sia, non tutti ci fanno caso, i più attenti si inciampano, forse leggono e leggendo, quando leggono deportato o perseguitato o morto ad Auschwitz, magari frulla qualcosa nell'orecchio. Perché avete fatto una domanda per la pietra? E mio papà ha perso la vita. Per dare la libertà. Pensa che come fai a non ricordarlo? Qui abitava Carlo Stratta, mio papà. Arrestato il 30 settembre 1944. Deportato l'11/3/1944 a Mauthausen. Assassinata il 30 giugno 1944 a Auschwitz. È stato strappato alla sua famiglia e alla sua vita a soli 38 anni. Ma i sogni restano e quelli nessuno potrà toglierli. Mio caro nonno partigiano. Sono tornati a casa.